lode e gloria al Signore sempre, eternamente. E oggi la liturgia ci offre la parola di Ezechiele della visione del Tempio, questo Tempio che straborda di quest'acqua viva, che ovunque passa quest'acqua risana. E poi ci viene ricordata la verità: chi è il nuovo Tempio? Il nuovo Tempio siamo noi. Tu hai scelto, Signore, ognuno di noi per essere tuo Tempio, edificio della tua grazia. Ed ecco che quest'acqua viva che prima sgorgava da un tempio materiale, da un fisico, oggi sgorga da un tempio spirituale. Chi crede in me, tu ci ricordi, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E oggi è bello, no? In questa giornata dove c'è un invito anche a una pulizia del tempio, dove c'è di discernimento, vedere la possibilità che c'è in ognuno di noi, di questo tempio vivo che noi siamo, dal quale può sgorgare la tua acqua viva, quell'acqua che fa la differenza in questo mondo, quell'acqua che porta ovunque arriva risana, ci sono alberi da frutto, eccetera. Ovunque noi possiamo arrivare, può essere un tempo di grazia, di benedizione, di guarigione, di liberazione. E oggi la prima cosa ti chiediamo di rimuovere, Signore, nel tuo nome potente, sono quei veli davanti ai nostri occhi che non ci fanno vedere questa possibilità e che forse sono anche degli idoli, che possono essere anche a volte una falsa umiltà, una visione sbagliata di quello che sei tu, di quello che è la verità che tu sei venuto ad attestare in questo mondo, la verità che ci appartiene, proprio che venga rimosso, perché possa da noi, cioè noi possiamo vedere in questo tempio, prima di esserlo ancora di più, la possibilità che tu ci hai creato di essere. E veramente in questo giorno che si apre, sicuramente sarà una bella giornata, lasciamo proprio che il tuo spirito ci conduca a una visione. Ha una visione che parte da dentro di noi, non come nella parola di Ezechiele, una visione esterna, ma una visione che inizia all'interno di ognuno di noi. E come magari abbiamo già riflettuto altre volte, e come può essere anche all'interno di altri fratelli, per i quali noi personalmente non investiremo niente, come forse non lo faremo su di noi, e mentre tu lo fai, Gesù. E questo è meraviglioso. Proprio davvero ci dà un respiro lungo e rinnova completamente tutta la nostra vita, perché oggi anche la nostra realtà la vogliamo vedere alla luce di questa possibilità, non di ciò che noi pensiamo, non di ciò che noi crediamo, non di quelle che possono essere state anche le nostre certezze e verità, che forse non erano così nella tua certezza e nella tua verità. E quindi lode e gloria al Signore sempre, eternamente, colui che fa nuove tutte le cose, colui che trasforma una giornata normale in una giornata straordinaria quale oggi è. Quindi grazie, grazie, infinitamente grazie, benedetto tu sei, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.